Ah, gente, sono Larus, eccoci qui su Mountain Blade Warband nella moda Clash of Kings. Nell'ultima puntata abbiamo preso Dunkensdale, se non erro. E praticamente stavo andando in giro. Dovrei fare un paio di missioni e dovrei anche aumentare il mio esercito. Perché posso reclutare 50, cioè posso tenere 56 uomini, però al momento ne ho solo 20. Oltretutto, questi 20 sono molto, molto stupidi, non è che sono così tanto grandiosi, ecco. Andiamo a Dragonstone un attimo e vediamo di fare qualche missione che così guadagniamo esperienza. E anche, perché no, soldi. Devo dal Guild Master che hanno sempre abbastanza delle missioni interessanti. Hai qualche lavoro per me? Sono dei banditi che hanno preso una ragazzina e dobbiamo liberarla. Wow, dov'è? Ulao, ulao. Ah, qui. Cioè, un po' più vicino, no? Ok, andiamo a Braavos. Così prendiamo anche qualche spadaccino di Braavos. Che a Braavos. E comunque è una città nota perché oltre ad essere una città mercantile abbastanza importante, oltre ad essere anche la sede, cioè a Braavos c'è la sede della Banca di Ferro, che è diciamo la banca più grande che c'è su Game of Thrones, ci sono anche dei abili spadaccini. Quindi vediamo se possiamo anche reclutarne un paio. C'è un via vai, e Braavos comunque è situata sul mare, su una laguna, tipo molto Venezia, alla fine assomiglia molto a Venezia. E andiamo a reclutare un po' di spadaccini Braavos. Dobbiamo fare attenzione che qui so che ci sono spesso tanti Dothraki. E i Dothraki sono abbastanza tosti perché vanno solo a cavallo. Reclutiamo i paesani. Ah, ok. Vediamo un po' di parlare con sti banditi. Ok, io direi di combattere, quindi diciamo combattiamo così, molto alla ignorante. Che formate, soldati? Ci sono un paio di arcieri? No, ce n'è solo uno. Ok. Solita tattica, vado prima io. Anzi no, mettete tutti quanti qui che c'è un fiume. Quindi possiamo difenderci meglio. E io mi impiglio dentro gli alberi. Ah, ma sono solo arcieri, quindi caricate subito. Non fategli stupidi. Solo arcieri sono tosti, eh. No, no, non sono solo arcieri, ce ne sono anche altri. So che fossero solo arcieri. Comunque ce ne sono tanti. Oh, ad ignoranza. Aia. Riusciamo a vincere questo combattimento? Ok. Ma di solito è una mia impressione, in tutte queste battaglie qui faccio tutto io. E i miei soldati non fanno mai nulla. Comunque, tutti. Ah, ho dei picchieri bravosiani, non sono ancora spadaccini. Non pensavo che ci fossero anche picchieri a Braavos. So che i migliori picchieri o lancieri sono quelli della Compagnia Dorata, che sono picchieri, sono un ordine di mercenari delle isole, cioè del continente orientale. E anche i Dorniani, che sono il regno più a sud dei Sette Regni. È un regno che non è che se ne sente tanto parlare, effettivamente. Solo nell'ultima stagione inizia un po' a sbucare fuori, però comunque anche nei libri non è che se ne parla tantissimo perché è un regno poco importante. Che abbiamo ucciso i banditi, abbiamo perso, credo, pochi uomini. Me ne sono morti due, però tre feriti. Ok, vieni con me, stiamo tornando a casa. Prendiamo come prigioniero un bandito e aumentiamo di grado i nostri picchieri bravosiani. Sì, intanto i nostri spadaccini aumentano di grado.
E anch'io dovrei aumentare di grado. Fatemi vedere un po' che cosa c'è qui. Oh. Un po' di cose interessanti. Molto bene. Prendiamo tutto quanto e andiamocene. Intanto aumentiamo anche il nostro grado. Direi di aumentare l'intelligenza. L'intelligenza è sempre importante. Aumentiamo la persuasione, che così possiamo mettere più uomini nella nostra armata. E puntiamo sempre su armi a una mano. Molto ignoranti, ok? Andiamo a Biarvi, che così reclutiamo altri... Oh, banditi! Ci sono banditi in questo villaggio. Sì, attacchiamoli. Attacchiamo i banditi. Ok, uomini. Assieme ai paesani, oltretutto. Comunque è scomodissimo sto ponte. Cioè, un ponte così alto alla fine devono fare. Perché non serve un ponte un po' più basso? Ma... Andiamo del corpo a corpo. Intanto comunque i contadinazzi se le stanno prendendo di santa ragione, perché ci sono anche i contadini dalla mia parte. Però non importa. Tanto sono contadini. Dovrei scendere da cavallo, che il mio cavallo è abbastanza ferito. Che non voglio perdere il mio cavallo, perché a volte il cavallo ti muore per sempre. Ok. Ammazziamo questi arcieri, che hanno anche delle accette. Le accette sono forti, i Mountain Blade, contro gli scudi. Sono veramente devastanti. Ok, cioè si è creata la bolgia di Mountain Blade e non capisco più nulla. Ok. Qui c'è ancora un arciere. Ok, ammazzato. Molto molto bene. Ne è rimasto qualcuno? Ah sì, quei due lì. Lanciamoli i sassi. Molto bene. Ho fatto nulla di danno, però ci accontentiamo. Intanto questo ultimo contadino bandito ci sta dando abbastanza problemi, e dopo averlo stuprato l'abbiamo ucciso. Molto bene. Abbiamo salvato questi contadini. E dico che possiamo anche lasciare. Non prendiamo nulla di quello che ci offrono, che così aumenta il nostro onore. E reclutiamo paesani. E andiamo anche a Jorail, questo paesino qui. Possiamo anche aumentare di grado alcuni soldati. Direi ci saranno un po' di arcieri. E oltretutto... Sì, altri picchieri bravosiani d'elite. Ok. Molto bene. Ora torniamo a Dragonstone. E andiamo di nuovo in fretta. Ah... Cos? Approdo del re? Abbiamo preso approdo del re! Mentre ero in giro, hanno fatto la battaglia delle acque nere, se possiamo dire. E hanno preso Dragon... approdo del re. Quindi la capitale è in mano a Stannis. Quindi adesso Stannis siede sul trono di spade. Abbiamo supportato il re giusto. Ah... Stai camminando vicino, verso un piccolo villaggio. Un nuovo giovane si approccia con te e dice che vuole spendere la notte, appunto, con te, gratuitamente. Direi di ignorarlo, perché ho paura che possa avere un malus sul mio morale. Poi, oltretutto, siamo in mare aperto, come facciamo a incontrare qualcuno in un villaggio? Tanto, ah, riusciamo ad arrivare a Dragonstone. Ok. Ah. Ser Ardrigal Celtigar. Devo portare 8. Vuole fare una nuova campagna, quindi devo portare delle truppe da lui. Stiamo ovviamente passando verso una foresta. E non mi fido di questi funghi. Sono marroni e hanno un buon odore. Potrebbero essere dei funghi porcini. Essendo giavanese, io ho una cultura abbastanza buona sui funghi, quindi
Posso dire che se sono marroni e hanno un buon odore, sono funghi porcini. Quindi diamoli ai miei uomini. Hanno avuto la diarrea. Molto bene. E adesso mi odiano un po'. Vabbè, capita ogni tanto, eh. Beh, diciamo che è stato un po' il karma. Ma cavolo, se sono marroni e hanno un buon odore, sono porcini, non possono essere nient'altro. Manco fossero ammanite falloidi, non so. Vediamo comunque qui a Dragonstone. Sì, abbiamo portato la fanciulla e adesso andiamo al Guild Master e prendiamo anche quello che ci serve. Ah, sì. Mi ho preso anche un po' di notorietà. Adesso aumentiamo di grado, non possiamo aumentare di grado? No, sì, possiamo in teoria. E stiamo così a posto. Dove devo fare la campagna? Devo chiedere a qualcuno dove sto signore. Andiamo al castello. Magari c'è qualcuno che sa dire. Tanto tu chi sei? Ah, Praise the Lord of Light. La principessa di Stannis, oh, che carina. Tanto. Sì, sai dove. Tanto qui ci sono degli script che vanno abbastanza strani. Ecco, il nostro maresciallo è tra Hall e Dragonstone. Ok, grazie. Hall and Dragonstone, quindi è qui, praticamente. Ah no, non sei tu, scusa. Bla bla bla, andiamocene. Oh, eccoli qui. Ma non so dov'è. Eccolo lì. Devo raggiungerlo però. Ok. Sono Laros Brancazzo, al tuo servizio, bla bla bla. Ok. Ho una compagnia di buoni soldati. E ok, adesso devo seguire la sua armata. Mi avete detto che c'è anche. Ah sì, il tasto accompagno, non lo sapevo effettivamente. Ok, devo parlare con lui adesso perché magari devo fare qualcosa. Ah, devo scoutare la zona. Clifton. Aspetta, eh. Silvercrest and Barway. Barwhite, questo paesino qui dobbiamo scoutare. Faccio attenzione ai soldati di Renly. Ok. Silvercrest, che è questo qui. Oddio, siamo inseguiti da soldati di Renly. E qua c'è anche una pattuglia che sta combattendo. Oddio. Sei un po' nella merda. Siamo circa. No! Ah! Oddio. 36 contro 209. Non ce la possiamo fare. Dobbiamo fare. Dobbiamo perdere dei soldati per coprire la ritirata. Ah. Ho perso i soldati buoni. Ah, non lo so chi ho perso. Oddio, mi sento in colpa. Ok, abbiamo scoutato Silvercrest e ora andiamo a Clifton. Adesso dobbiamo tornare indietro, dai, per piacere, non possiamo passare per qui. Intanto qui stanno facendo un assedio a Prodo del Re. Probabilmente la riprenderanno i Lannister. Oddio, di nuovo. Dobbiamo scappare. Ok, ce l'abbiamo fatta. Andiamo a Clifton. Ah, King's Landing. Oh, oddio, quante truppe. Siamo circondati da Lannister.
Sì, comunque la parola del re è stata presa. Ormai. Andiamo a scoutare Clifton. Ok, bene. Torniamo dal nostro amico che sta assediando Antlers. Mai sentito nominare questa cittadina. Ok. Oddio. Non so. Eccolo qui, Adrian Celtigar. Ok. Ce l'abbiamo fatta. Ora. Dobbiamo ancora seguire il tizio e dobbiamo parlare a lui. Ok. Ah, dobbiamo trovare delle mucche. Tanto c'è una mosca qui. Non so dove posso trovare delle mucche. Ecco, questa qua è una delle missioni che odio. C'è una mosca che mi sta dando un fastidio allucinante. Vattene. Oddio, non so. Non possono attaccare, basta. Io non ci voglio trovare mucche. Dai, attaccate. Ah, si stanno attaccando. Sono tutti qui? Ci buttiamo nella mischia? Sì, buttiamoci nella mischia. Ah ah ah. Entriamo al prossimo assalto. Ok. Sembra castello normale. Non so. Sono abbastanza curioso. Vediamo Stannis, comunque, sempre il primo che entra dentro la città. Primo sulla torre d'assedio. Dobbiamo fare attenzione. Ci possono sparare dai lati. Non è proprio una delle entrate migliori, eh. Ah, dobbiamo fare attenzione. Qua c'è una. Si sta formando una calca impressionante. Ok. Aia, mi hanno tirato una freccia. Dai, entrate. Caricate, caricate. Dai, dentro. Dentro. Muovetevi. Io non riesco più a riconoscere chi sono. Sono sto qua, sì, dentro l'altro tizio. Molto bene, sì. Ok. Oh, oddio. Oddio. Muovetevi, dai, 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 dai. Non stiamo qui bloccati nella calca. Oi, sto per cadere. Ora. Ne devo ammazzare con gli arcieri. Quindi direi che possiamo scendere qua giù e affrontare tutti. Solo che non so da dove scendere. Ah, lì c'è una scala. Intanto c'è uno che è caduto. Ah, possiamo salire sopra? No, hanno già espugnato il tutto. Andiamo qui, che c'è un arciere che sta dando fastidio. E tu non lo puoi uccidere, questo arciere è mio. Ok. Oh, posso tirargli un calcio? No, no, non posso più. Ok, l'ho ucciso. Molto bene, stiamo continuando a espugnare questo castello con le nuove truppe. Stanno arrivando. Qua si sta formando un'altra calca. Stannis. Ciao Stannis, tipo sei tutto punzecchiato. Ok. Qua si è formata altra calca. Andiamo qua sopra che dobbiamo uccidere questi arcieri. Dai, veloci, veloci. Ok. Qua c'è pure qualcosa. Solo che non so dove sono. Ecco, salviamo la vita a questo soldato. Ok, bene. Oh. Oh. Vediamo se possiamo ammazzarlo. Ah no, l'hanno già ucciso. Ok. Continuiamo a espugnare. Ok. Arrivano nuovi rinforzi di Lannister. E colpiamogli alle spalle.
Molto bene. Continuiamo a colpire. Ok, 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 ok. Ci sono dei... due impavidi che si sono gettati. Tre impavidi che si sono gettati contro la calca del nemico. Comunque queste truppe appiedate dei Lannister sono molto molto potenti. Hanno oltretutto questa cappa rossa. Io non capisco perché i soldati a volte portano le cappe. Cioè questi mantelli dietro. Sono assolutamente, secondo me, quasi inutili, se non pericolosi, perché alla fine uno te li può prendere questi. Oddio, mi hanno circondato. Ti possono anche prendere tipo nel corpo a corpo e quindi farti anche abbastanza tipo strattonarti. È una presa, tipo la barba nel corpo a corpo è pericolosa. Ti possono pigliare per la barba e utilizzarla come appiglio. Aia, questo qua mi sta per uccidere. Prendiamo questo spadone. Anzi, prendiamo uno scudo. Oh no, ecco. Ok, abbiamo preso lo scudo. Ok, salvatemi la vita, soldati. Ah, guarda lì Stannis che combatte. Con la coroncina in testa. Ok, vi ho ucciso. Stavo per entrare dentro la fortezza. Ok. Bene. Entriamo per quell'entrata. Possiamo ammazzare gli arcieri così. Ok. Stiamo per entrare. Dobbiamo fare attenzione a questi arcieri qui. Comunque sono tosti. Ah, qua non c'è nessuna scala. Ah. Bene. Allora prendiamo quell'altra scala lì. E vediamo di entrare. Prima che i miei soldati ammazzino tutte le unità del nemico. Ok, eccoli lì. Ce n'è solo più uno, immagino. No, c'è anche un arciere là davanti. Lui lo devo uccidere io. Lancerò i sassi. Fermi tutti. Lo ucciderò io. Assassate. Ok, basta. È divertente uccidere le persone così. Buttato giù dalla fortezza. Ser Larus, brancazzo. Che spugna di nuovo. Questo castello. Che non so come si chiama. Ok. Ho perso... 10 uomini. Ah. Sono tanti, Molto bene. Ora abbiamo Dunkestell Hunters, solo che abbiamo perso Approdo del Re. E non ci andava. Ah. Balon Greyjoy si è incoronato Re delle Isole di Ferro e Re del Nord. Quindi devo ipotizzare che Balon Greyjoy sta invadendo le terre del Nord. È una brutta cosa per gli Stark. Anzi, bruttissima. Quindi. Andiamo. Oi. Ah, questi qua sono dei razziatori. 11 contro 12. Dai, ce la possiamo fare. Voi siete quelli... Ah, siete rimasti voi. Ne avevo una trentina prima, adesso ho solo più voi. Vabbè. Solo che questi qua sono a cavallo. Aia. Ok. Dobbiamo disarcionarli. Quindi dobbiamo puntare i cavalli. Ok, uno è disarcionato.
Stavo per prendere. Intanto lì arrivano dei rinforzi. Degli arcieri. Uno l'ha ammazzato. Oddio, me la sono vista brutta. No, 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 no. Ammazzo questo arciere. Ok. Passo in mezzo ai pini che così almeno i cavalli si possono impigliare. Oddio. Mi viene sempre un'ansia vedere queste unità a cavallo che vanno verso di me. Ok, ammazzato un altro. Passo in mezzo ai pini che così le unità del nemico si possono impigliare. E ammazziamo l'ultimo arciere. Ok. Dobbiamo fare attenzione. Attenzione. L'abbiamo ferito. È praticamente quasi morto. Abbiamo fatto zero danno al cavallo. Molto bene. Oddio. Abbiamo disarcerato un altro. E direi che adesso le mie unità possono caricare. Ammazzato un altro. E adesso arrivano i miei rinforzi, cioè i miei uomini che prima non stanno facendo nulla, adesso vengono a dare una mano all'ultimo. Però questo qua sta dando un po' di problemi. Ok. Bene, ne è rimasto uno che credo che sia quello lì in fuga. Non potrai mai fuggire. Oh, ho premuto un tasto che non dovevo invece di attaccare. Oh, non riesco a prenderlo. Faccio una carica figa. Ah, non l'ho ucciso. Questo qua non dovrà fuggire. Dai. No! È fuggito. Vabbè, ce l'abbiamo fatta. Abbiamo ucciso questi banditi. Uccisi tutti. E abbiamo anche preso un po' di prigionieri che avevano preso questi banditi. Sono anche truppe veterane. Molto bene. Ok, aumentiamo di grado anche Jonas. Dopo dobbiamo aumentarlo di grado. E anche il nostro Sir Clevis. Molto bene. Vediamo un po' che cosa ci hanno lasciato. Ma niente di che. Direi che possiamo prendere solo questa accetta qui e dopo andare. Ok. Andiamo a Dragonstone, immagino, ad Ancronsdale. Non so qual è una città, credo Dragonstone. Torniamo a Dragonstone, allora. Oh. Ah, c'è anche un torneo. Vabbè, credo che per questa puntata sia tutto. Ci sentiamo la prossima, gente, col torneo di Dragonstone. Vediamo se riusciamo a fare qualcosa in questo torneo. Quindi alla prossima, gente, dall'Ares tutto. Ciao!